Il brano del Vangelo di oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni e ci propone Gesù che si presenta come il pane della vita. E spesso questo Vangelo viene, a mio parere almeno, ridotto alla spiegazione di quello che è l'Eucaristia. Ma a me sembra che Gesù dica un'altra cosa, cioè che lui è il pane di vita. L'Eucaristia è il sacramento del fatto che lui è il pane che ci nutre, ma lui è sempre il pane che ci nutre attraverso tutto. Non solo attraverso l'Eucaristia, che è il sacramento di questa realtà, che ci fa vedere questa realtà, che ce la fa sperimentare. E quindi si tratta di capire cosa voglia dire mangiare Lui, cosa voglia dire mangiare la realtà che comunque mangiamo come pane che dà vita e non come il pane che mangiarono i vostri padri e morirono, perché anche quello lo aveva dato Dio, però. C'è un modo di mangiare anche il pane che Dio dà, che è tutta la realtà, perché è tutto pane che Lui ci dà, che non dà vita. E penso che questo io lo ricollego a quello di cui forse a volte ho già parlato, la differenza tra la bottiglia d'acqua e la sorgente. Finché il mangiare che abbiamo bisogno è una dipendenza. E mi riferisco al mangiare in senso lato, come il ricevere vita dalla realtà, cioè questo Vangelo la prima cosa che ci dice è hai bisogno di ricevere vita e questo va bene, nel senso che l'unica alternativa, a volte pensiamo che l'unica alternativa alla dipendenza sia il tentare un'autosufficienza che però può esistere solo negando la nostra verità, che è creaturalità, che ha bisogno di aria, di cibo, di relazioni, di tutto. E però pensiamo che per uscire dalla dipendenza questo sia l'unico modo. Invece qua c'è un'altra cosa, cioè c'è un modo di mangiare che dà vita, cioè crede ancora questo Vangelo che esista un modo di nutrirsi della realtà che sfama e nello stesso tempo che non cioè che può mangiare con libertà. È la differenza tra che tu stai morendo di fame e allora appena trovi qualcosa da mangiare, te lo mangi, e invece potersi gustare quello che stai mangiando. E dire che Gesù, dicendo che lui è il pane, dice che una relazione è il pane, che solo nel momento in cui ti poni davanti alla realtà, che tu hai bisogno di mangiare, in una libertà, in uno spazio, così come una sorgente, lasciando che scorra, non cercando di catturarla, quella sorgente ti disseta, quella sorgente ti sazia, e questo lo possiamo sperimentare tutti, che finché da una cosa, da una relazione, cerchiamo di risucchiare tutta la vita, non ce ne darà mai abbastanza. E invece quella stessa cosa diventa pane di vita, diventa il suo corpo, diventa Dio, cioè l'unico che può saziare, nel momento in cui non lo controlliamo, non cerchiamo di controllare, ma ci mettiamo a ricevere tutto quello che questa cosa, questa relazione, questa realtà può darci. Quindi finché siamo nella posizione che cerca di controllare, paradossalmente non otteniamo mai abbastanza e invece nella posizione del ricevere questo pane, nella certezza che ci viene dato, riceviamo il pane che ci dà vita e vita in abbondanza, vita eterna. E questa è l'ultima dinamica che vorrei sottolineare, che è appunto quella della fiducia, che noi spesso troviamo come unica difesa alla dipendenza o alla dipendenza sottomissione, a seconda dei punti di vista, dominio. È la difesa e invece la difesa come una chiusura, la difesa vista come chiusura e quindi ok, non ho bisogno che qualcuno mi dia la vita. E invece Gesù dice che c'è un'altra difesa, c'è un'alternativa alla difesa che è la chiusura, che è la difesa della fiducia sconfinata, però deve essere sconfinata, cioè non mettere condizioni, perché nel momento in cui tu sei nella posizione di ricevere senza condizioni, ricevi un pane in sovrabbondanza e la difesa che dovrebbe invece che essere qualcosa che chiude, che quindi alla fine ti uccide, ti toglie la vita, diventa invece l'apertura più totale, la fiducia che c'è un pane che ti viene dato e che devi solo trovarlo, che devi solo metterti nella posizione, trovare la posizione per poter riceverlo. Questi sono un po' di spunti che mi vengono da questo Vangelo. Buona domenica, buona settimana e a presto.